ci racconta di questa esperienza della COIN Excelsior al PT? Certo, molto volentieri. Allora, circa un mese fa mi è venuta l'idea di dire: ma perché COIN non riusciamo ad essere presenti al PT? Anche se effettivamente il PT è una manifestazione riservata esclusivamente alle manifatture, quindi ai produttori. Allora ho chiamato il direttore generale, il dottor Poletto, e ho detto: ma senti, riusciamo a venire al PT? Al primo momento ha detto: ma cosa volete fare voi a COIN al PT? Ma dico: guarda, è un'idea, noi dobbiamo dialogare un po' con tutti. Dopo un po' mi chiama e mi dice: guarda, l'idea è meravigliosa, sono felicissimo di darti un bello spazio. E in effetti lo scopo nostro è stato proprio quello di venire in PT perché in questo momento è assolutamente importante fare sistema. Da soli non si va da nessuna parte, quindi bisogna essere uniti tutti quanti in quella che è la filiera del tessile. Quindi noi dialogheremo con i fornitori, con i brand, molti dei quali sono già presenti a noi, su 1200, oltre 250 sono già presenti a COIN, e c'è un upgrading in corso per cui entreranno altri brand importanti già da settembre. Dialogare con gli agenti, perché sono delle figure che stanno tornando estremamente importanti, in particolare per la COIN, che è presente in tutta Italia e quindi in un territorio particolarmente disomogeneo, per cui la COIN di Messina ha sicuramente dei gusti, delle esigenze diverse dalla COIN di Milano, e quindi l'agente zonale, questi studi che poi sono uffici importanti, è riduttivo tante volte chiamarli agenti perché sono delle organizzazioni vere e proprie, possono darci case, prodotti, brand e anche seguirci in quello che è un processo selettivo molto vicino al territorio. E infine i retailer, perché oggi molti retailer soffrono, e la COIN, che ha degli spazi che sono particolarmente trafficati, perché noi facciamo circa 35 milioni di passaggi in un anno dentro i nostri 35-36 negozi, con una conversione del 30%, quindi 10 milioni circa di scontrini, potremmo essere il luogo ideale di traffico dove certi retailer possono decidere anche di venire dentro da noi con i multibrand o con le loro scelte, con le loro tipologie particolari. Quali sono i prossimi progetti per COIN Excelsior, che sta crescendo così tanto? Allora, guardi, oggi COIN Excelsior sono tre: c'è Cola di Rienzo, che ormai è storica, filiale iconica, dove è presente anche Tiffany, sono presenti tutti i marchi molto importanti. Poi c'è COIN City Life, che è un centro commerciale aperto a Milano e che sta cominciando ad essere di grande interesse, e anche lì c'è un COIN Excelsior. E l'ultima creatura è stato Trieste, che abbiamo anticipato rispetto ad altre scelte che erano prioritarie, perché avevano deciso che Trieste è una città estremamente importante, è la porta di apertura verso i paesi dell'est, quindi c'è un grosso interesse da parte della Serbia, da parte della Polonia, da parte della Slovenia, di un pubblico che è in grado di poter affrontare quello che è scelta del lusso presente in COIN. Infatti sta performando molto bene. Ci sono in progetto altri rinnovamenti, probabilmente COIN di Corso Vercelli diventerà un COIN Excelsior, Padova lo stesso, Treviso e Roma San Giovanni. Quindi nei prossimi 2 anni sicuramente ci sarà un rinnovo di parecchie filiali nostre. Ecco, parliamo del concetto di omnicanalità, omnichannel. Alcuni anni fa io ero assolutamente contrario, dicevo: ma noi siamo negozi fisici, dobbiamo puntare sul negozio fisico. Poi a un certo momento dice bene una massima: se vuoi sconfiggere il tuo nemico devi fartelo amico. E abbiamo capito che il digitale è assolutamente importante ed essenziale per noi, perché la prima scelta, il primo indirizzo, il primo screening che il cliente fa, lo fa attraverso il telefonino, attraverso l'iPad, e quindi tanto più se il cliente ha contatto già con i nostri negozi, al cliente vengono indirizzati quelli che sono i prodotti, le scelte che sono più idonee a lui, perché noi dobbiamo conoscere quello che è il nostro consumatore. Poi nel momento che arriva in negozio è un cliente che è già orientato a fare tutta quello che è il percorso della sua esperienza sensoriale, quindi ovviamente quello che non può mancare, che è l'emozionalità che ti deriva dall'acquisto fatto nel negozio fisico, ed è quindi la conclusione, diciamo, quello che è l'acquisto. Quindi sono due cose che si complementano perfettamente, e sicuramente il negozio fisico non potrà fare meno dell'online e viceversa nel futuro, sono assolutamente convinto. Grazie mille Giorgio e complimenti. A lei. Grazie, finita.